La mia mezz'ora buddista, diceva ieri nella nostra riflessione, et illesum, riferendosi al suo tempo di meditazione, alla sua capacità di rientrare in se stessa per potersi placare e cadere in ginocchio. Ecco una prima trasformazione che la preghiera di Etti ci indica. Meditare, estraniarsi, rientrare in se stesse, camminare dentro di sé, ci porta a cosa? A germinare semi di vita nuova. E questa sua quotidianità, questa sua meditazione quotidiana, piano piano fa crescere in lei la capacità di accogliere Dio. In quell'ora di pace, così come si potrebbe definire il tempo di meditazione della Etti Illesum, in quell'ora di pace in lei cresceva la sua capacità di saper accogliere Dio, perché Dio non si accoglie in maniera automatica. Il cuore dell'uomo deve abituarsi, deve educarsi, prepararsi ad accogliere Dio. E la preghiera e la meditazione sono due modi per accogliere Dio. Questo esercizio, appunto, le faceva, come scrive lei nel diario, entrare un po' di Dio in se stessa, come c'è un po' di Dio nella nona di Beethoven. Farà anche entrare un po' di amore dentro di sé, scrive sempre Etti Illesum nel suo diario. Noi spesso non sappiamo amare perché abbiamo la falsa convinzione che non siamo capaci di amare e di amare in maniera vera, sincera, autentica. E forse anche perché nessuno ci ha dato quell'amore che ci aiuta a capire che io ho dentro di me la capacità di amare, e ogni uomo ha dentro di sé la capacità di amare. Sapete perché? Va bene, noi cristianamente diciamo perché noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, e l'immagine e somiglianza di Dio, l'impronta di Dio è l'amore. Ogni uomo è capace di amare, ogni uomo è capace di far entrare in se stesso un po' di Dio e un po' di amore. A tutti auguro questa capacità. In te, in me, possa entrare un po' di Dio e un po' d'amore ogni giorno. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!